E ciao a tutti ragazzi, qui da Giocherina. Allora, prima di tutto, in caso l'inquadratura non dovesse essere perfetta, dovesse essere tagliato o roba del genere, vi chiedo scusa in anticipo ragazzi, perché sto registrando col telefono e tra l'altro con la fotocamera posteriore, insomma, per far sì che la qualità sia un pochino migliore, quindi non vedo effettivamente quello che sta registrando, però vabbè, spero che comunque mi si veda, spero che si vedrà bene ragazzi quello che è all'interno di questi due pacchetti. Non so se li vedete, eccoli qua, due di voi mi hanno mandato questi due pacchetti, quindi in anticipo ringrazio veramente di cuore Angela e Alessandra. E che dire, sono emozionata, effettivamente sono emozionata, perché è la prima volta effettivamente. Entrambe mi hanno detto che ci sono tipo delle lettere, se non sbaglio, all'interno. Già questo ragazzi per me è super emozionante, perché insomma ricevere una cosa fatta realmente a mano da voi è emozionante, ecco, è tutta un'altra storia. Questo qua mi è stato mandato da Angela, andrò ad aprire il pacco insieme a voi. E in caso ragazzi doveste sentire dei rumori, non ci fate caso, ovviamente alla mia famiglia che è qua in giro. Che bello, ci ha fatto addirittura un pacco regalo, ma che bello, dai. Eccolo qua. Mi è caduta la lettera. Prima di tutto ovviamente aprirò la lettera da Angela per Mariangela. E allora, un piccolo regalo per una grande persona. Ti voglio tanto bene, spero ti piaccia e spero anche che diventeremo amiche. Un bacio, Angela. Grazie veramente. Che cosa emozionante ragazzi, veramente io continuo a non crederci. Non mi resta che aprire questo meraviglioso pacco regalo, perché effettivamente è veramente molto bello. Dove ho messo le forbici? Apro di qua. Che cos'è? Voglio evitare di fare danni. Oddio ragazzi, ma è bellissimo. Guardate ragazzi, io non so se lo vedete bene. Oddio, è bellissimo questo disegno meraviglioso di Life is Strange. Oddio, ma è veramente bellissimo ragazzi, giuro che sto tremando dall'emozione, perché è bellissimo. Cioè questo è meraviglioso da appendere in camera insieme a tutti gli altri poster e le altre cose. Anche perché io ragazzi effettivamente di Life is Strange, quindi in onore a Life is Strange, non ho niente, né poster né niente. Per cui questa è l'unica cosa meravigliosa che appenderò al muro di Life is Strange. Sono veramente contentissima. È bellissimo veramente. Grazie, grazie di cuore Angela. Grazie davvero. Sono contentissima. Meraviglioso. Angela, io non so come ringraziarti, perché voi sapete benissimo quanto sia importante Life is Strange per me. È stata una delle serie probabilmente più importanti sul mio canale. Quindi grazie, 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 grazie veramente di cuore. Ti mando un bacio gigante. Questo avrà un posto d'onore ovviamente su una delle pareti della mia stanza. E adesso apriamo questo pacchetto. Mi è stato spedito da Alessandra, che saluto. Mi aveva detto in anticipo che all'interno c'è una lettera, ovviamente, quindi devo leggere prima la lettera, ecco. Per ricevere, sapete, dei pensieri cioè tipo virtuali è bellissimo ovviamente, ma credo che, cioè ragazzi, i pensieri fisici, cioè capite, anche solo una lettera scritta eccetera, abbiano tutto un altro valore. Vediamo un po'. Allora, andiamo ad aprire questo pacchetto, questa scatola. Ce l'ho fatta. Vediamo un po'. Oh mio Dio. Allora, suppongo. Oh mio Dio, ma che carina questa cosa. Vabbè, suppongo che questa sia la lettera, che l'ha messa in questa cartellina meravigliosa, ragazzi, con il lama sopra. È veramente bellissima. Oh mio Dio. Allora, leggiamo prima la lettera, che tra l'altro è bella lunga. Catania, 7 novembre 2018. Cara Giocherina, siccome sono più brava a scrivere che a parlare, cheat Brody, ho deciso di scriverti questa breve letterina, approfittando del fatto di poterti finalmente spedire qualcosa. Chi l'avrebbe mai detto che alla veneranda età di 38 anni avrei scritto ad una youtuber? Sai questo che vuol dire? Che hai una community variegata e piuttosto diversa. Sì, perché YouTube può anche essere diverso da quello che è ora, ovvero un'accozzaglia di gente che fa sempre le stesse cose costruendosi un personaggio sul nulla. Ci sono le eccezioni, ovviamente.
tu sei una di quelle e sono contenta che per una volta il sistema dei video correlati di YouTube abbia funzionato a dovere. Sono felice che mi consideri un'amica, anche se non ci siamo mai viste di persona ed abbiamo scambiato solo qualche parola. Riconosco in te una sensibilità affine, sensibilità che a ben vedere ha fatto male ad entrambe. In modi diversi, sicuramente, ma ugualmente dolorosi. Tu m'hai già capito. Forse un giorno ci vedremo di persona e ci racconteremo a vicenda tutte le nostre cicatrici. Alcune solo sono un segno, altre alla prima brutta giornata si rifanno sentire. Certe volte fanno male come il primo giorno, ma si sa, le cicatrici, visibili o meno, fanno di noi quelli che siamo, verissimo. In definitiva, chi ci vuole bene anche per quelle. Ora, tu hai trovato qualcuno con cui condividere tutto e per quanto ne capisca poco di cose di cuore, questo si vede lontano un miglio, lo vedo persino io. Io ancora sto aspettando di trovare qualcuno che non abbia paura delle mie paure, e sono tante, credimi. Sto aspettando di trovare il mio posto in questo mondo in cui mi barcameno in balia dei miei schemi mentali alternativi. Sto cercando di smettere di farmi fregare dei pensieri cupi che ogni santa sera si accumulano tutti insieme e non mi fanno dormire. In tutta questa situazione i tuoi video sono un sollievo, una psicoterapia a distanza, 10 minuti di serenità costruttiva. E questo perché si vede in tutti questi video, che siano reaction, gameplay o corti, che sono i tuoi video migliori, ci sei tu con tutta te stessa. E questo è importante ed è un gesto di grande forza e coraggio. Forza e coraggio che io non ho in questo momento, ok? Per tirarmi su in momenti come questi ho bisogno di utilizzare tutta la mia resilienza ed ho bisogno dei miei caricabatteria spirituali, neologismo coniato da me modestamente, ovvero i miei amici, che sono pochi, ma giusti. Beh, voglio usare il mio istinto e dirti che ora ne fai ufficialmente parte. Grazie. E proprio per questo vorrei chiederti il permesso da oggi in poi di poterti chiamare per nome. Tu mi chiami Alessandra ed io Mariangela, ok? Ci stai? Assolutamente sì. Ok, fine del pippotto. Passiamo alle cose meno serie. In questo bellissimo pacco troverai 1. Il CD del concerto dal vivo che è il Dulce Memorie, oddio non so come si legge, ovvero l'ensemble di cui faccio parte da anni, abbiamo fatto ad Amsterdam in gemellaggio. Che bello, una figata di concerto. E sì, il flauto lo suono io, che bello, grazie, veramente, sono onorata. La versione steelbook di Shadow of the Tomb Raider. Non ci devi fare per forza una serie per il canale, giocatelo per conto tuo. Ti ho messo lo scontrino perché c'è anche la protezione disco, non si sa mai. Ma guarda tu, sei alla mia età e da PC sta accanita, mi dovevi fare andare al GameStop. 3. Un po' di dolcetti che qui a Catania si fanno per la festa dei morti. Qua si festeggia sul serio e i bambini ricevono regali. Da piccola aspettavo la mattina del 2 novembre più del Natale. Forse perché mio padre, nonostante fosse un mangiapreti, ci teneva alle tradizioni. E quando era a casa, sì, perché non era una cosa frequente, ne approfittava per passare la giornata con me e ovviamente comprarmi qualcosa. Non era mai qualcosa di trascendentale, ma per me, che fosse un libro, un Lego, una macchinina, era la cosa più preziosa del mondo. Ecco, alla fine questo è il tuo regalo dei morti. Ti chiedo solo una cosa: non allagare casa tua. Piuttosto fai un bel sorriso. Scusate ragazzi, salutami mamma Marta e abbracciami con la sagoma di Rodrigo. Ti voglio bene, Alessandra. Ragazzi, infatti qua dentro c'è lo scontrino. Scusate raga, io come sempre alla fine finisco 10.000 lacrime, però qua dentro ovviamente c'è quello di cui parlava nella lettera. Sarebbe a dire questo meraviglioso disco, ragazzi, che io sicuramente ascolterò con molta attenzione. Che carino ragazzi, cioè guardate la latta. Che meraviglia, dai. Wow. Questi di sicuro sono una bontà allucinante. Cioè già l'odore ragazzi è tutto uno spettacolo che nemmeno vi potete immaginare. Io non so se adesso li vedete bene, ma saranno una cosa
buonissima. E qua sotto quello che non dovevi comprare, porca vacca miseria, la limited steelbook edition, ragazzi, di Shadow of the Tomb Raider. Io veramente, come sempre, mi lasciate senza parole, ragazzi. Che posso dire? Che io, sì, tu c'hai scritto qua non picchiarmi, tanto vabbè, arriverà il giorno, ragazzi, che vi picchierò tipo uno a uno per, insomma, i pensieri che avete nei miei confronti. Ma cioè, adesso io sempre, ragazzi, ci tengo a ribadire una cosa, che non sono tanto i pensieri materiali, i regali che mi fate, ma l'affetto che mi dimostrate tutti i santi giorni. E come sempre, ragazzi, sono queste le cose importanti per me. I regali ovviamente sono un di più che mi commuovono sempre nell'anima, ragazzi, perché cioè so che sono cose che fate con il cuore e per cui non vi dovreste scomodare, ecco. Lo dico sempre, che non voglio che mi facciate regali importanti, perché il regalo più bello che mi fate, come sempre, sono le vostre parole e il vostro affetto, come sempre, ragazzi, la vostra immensa gentilezza. E nonostante io continui a pensare di non fare niente di così speciale, ragazzi, siete voi quelli speciali, perché grazie davvero nell'anima, Angela, che il regalo pure è stato veramente bellissimo, e grazie nell'anima, Alessandra, che come sempre mi lascia senza parole, mi lasciate sempre senza parole, ragazzi. Quindi grazie di cuore, e non so mai come ringraziarvi abbastanza per quello che fate per me, ragazzi. Quindi grazie veramente di cuore, grazie di cuore nell'anima a entrambe. Vi voglio un bene enorme e vi mando un bacione speciale, veramente. Non so che altro aggiungere, raga, se non che sono senza parole come sempre. Grazie dal più profondo del cuore, ragazze. Grazie a tutti voi. Niente, questo video termina qui. Vi mando un saluto, un bacione e un abbraccio speciale a tutti. Grazie, ragazzi. Ciao.